come devono fare secondo te per riacquisire autorità? Ma... quale sarà a questo punto il futuro di Kevin Prince Boateng? Con questo modulo bisogna... Parli da Roma, ciao Paolo! Sì, ciao! Sì, allora, a proposito Paolo, qui si dice che praticamente domani sarà il giorno dell'ufficialità di Clarence Seedorf, quindi Massimiliano Allegri libero, quindi Roma? Sì, sembra mancare solamente l'ufficialità, ufficialità che porterà di fatto Allegri a guidare i giallorossi a partire dalla prossima stagione. Non è una sorpresa considerando che ormai da tempo il tecnico toscano è fortemente accostato alla panchina. Ribaditi anche quest'oggi dal direttore sportivo Walter Sabatini, perché ha parlato anche di conferme, giusto? Sì, innanzitutto continuando a parlare di Allegri, sì, una scelta apparente match di Coppa Italia tra Roma e Lazio, dove insomma serve la massima concentrazione e il DS giallorosso insomma non ha voluto destabilizzare l'ambiente con voci di mercato, tanto che secondo il DS romanista fino a lunedì non verrà detto nulla. L'allenatore della Roma è Andrea Zoli e è evidente che lunedì verrà. Certo che rimane Franco è un cardine, insomma breve e conciso Sabatini, che con queste parole ha di fatto allontanato l'ipotesi di addio del DG giallorosso. Paolo, io ne approfitto per parlare ovviamente anche con te di mercato. Ti faccio due nomi su tutti, quello di Matri e quello di Astori. Sì. Beh, sicuramente Allegri prima di apporre la fatidica firma dovrà discutere con la società di mercato. È vero che la rosa giallorossa già così insomma risulta di parlarne. Grazie per il momento a Paolo Sarli. Buon lavoro. Grazie a voi. E allora, che ipotesi suggestiva anche comunque Massimiliano Allegri sulla panchina della Roma? Sembra che ci sia stato un lungo corteggiamento tenuto nascosto, proprio come due amanti, vero Malù? Sì, Alla, ma comunque è una rosa di giocatori giovani, Allegri ha dimostrato di saper lavorare bene. La finale di Coppa Italia, Roma o Lazio? Ma io nel corso del telegiornale parlerai di Serie B con tutti i playoff, con l'ultima piazza ancora disponibile per la Serie A. Grazie davvero. Grazie a voi, a presto. Grazie anche al direttore sportivo Malù Pasincatu. Grazie a te Monica. Buonasera Monica. Noi siamo giunti in chiusura di questa puntata, grazie per averci seguito, l'appuntamento è per domani, sempre dalle 20 alle 21, solo calcio. Ora arriverà Deborah Schirru e tutti i suoi ospiti.